metà della popolazione mondiale vive oggi in città. Nel 2050 questa percentuale avrà superato il 60%. Sfamare tutti gli abitanti delle aree urbane, soprattutto i più poveri, senza mettere a rischio il futuro della Terra, è una sfida importante. Nell'anno di Expo dedicato al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, il Comune di Milano ha deciso di costruire un'eredità che va oltre i 6 mesi dell'esposizione. Lo ha fatto scrivendo insieme ai cittadini la Food Policy, la strategia che guiderà le politiche alimentari di Milano. Oltre 850 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, di cui 150 milioni di bambine e bambini che sono malnutrite o poco nutrite. Ognuno di noi può fare qualcosa contro questa ingiustizia. Questa è una situazione che non possiamo e non dobbiamo accettare. Come sindaci delle grandi città del mondo abbiamo deciso di fare un patto concreto con obiettivi raggiungibili e possibili, eliminando gli sprechi alimentari, dando il segnale di una buona educazione alimentare. Questo renderà un mondo più giusto e meno povero. È da oltre un anno che Milano lavora con altre città affinché nasca una rete per lo scambio di idee e buone pratiche su come migliorare l'accesso al cibo, ridurre lo spreco, gestire meglio il territorio. Ecco come le città del patto stanno affrontando i problemi legati al sistema alimentare. A New York migliaia di persone non hanno accesso a cibo sufficiente, ma il 58% degli adulti è sovrappeso. La città ha lanciato programmi per aumentare la disponibilità di cibo sano nei quartieri a rischio e incentivare la spesa nei mercati contadini di chi riceve i sussidi alimentari. A Dakar la sicurezza alimentare passa anche da microorti, come quelli nati dalla cooperazione con la città di Milano. Il progetto Microjardin coinvolge più di 5.000 famiglie che coltivano verdure, arricchendo la dieta e migliorando la qualità dell'ambiente. Vancouver ha adottato la sua food policy alcuni anni fa, dimostrando come coltivare un orto urbano è un modo per accrescere la consapevolezza sul cibo, costruire nuove relazioni, cambiare il volto della città. A Barcellona, il luogo preferito per fare la spesa e divertirsi sono i 40 mercati coperti. Hanno un giro d'affari di 950 milioni di euro l'anno e danno lavoro a 7.500 persone. La città li sta modernizzando con pannelli solari, wifi, servizi di consegna a domicilio. A Londra, nei mercati, nei ristoranti e nei supermercati, si spreca molto cibo, che potrebbe ancora essere consumato. La città ha messo a punto il programma di consulenza per le aziende FoodSave, che permette di ridurre lo spreco e risparmiare migliaia di euro l'anno. Milano sta ripensando, insieme alla Fondazione Cariplo, il rapporto con il territorio agricolo urbano e periurbano, un patrimonio da tutelare per il suo valore storico e ambientale. È una grande opportunità per riavvicinare città e campagna, accorciando la filiera alimentare, anche nelle cucine di Milano Ristorazione, che serve 83.000 pasti al giorno. Il cibo è anche un formidabile veicolo per l'inclusione sociale, abbatte barriere, favorisce gli incontri, come quelli che avvengono in uno speciale ristorante di Milano. Un tetto in cemento a Parigi può diventare il luogo dove coltivare pomodori, zucchine e nuove relazioni. Jardin du Béton è un progetto che offre uno spazio di condivisione a chi attraversa un momento difficile e cerca una nuova occasione o semplicemente un sorriso. Le città possono dare molte risposte al problema di come nutrire il pianeta in modo sostenibile. Con la firma dell'Urban Food Policy Pact comincia un percorso condiviso.